Chi va a vedere la casa? Quale casa? Non lo so, non dovevi andare a vedere una casa, a comprare quei nei, non lo so. Ma chi te l'ha detto? Ha detto lui, Enè, ma andiamo a comprare, non lo so, hai sbagliato a dire, non me lo doveva dire. No. Ah. È che non andiamo a comprarla, andiamo a vederla. Ah. Enè dice che è un affare. Ma poi io non lo so nemmeno se ci serve una casa. Infatti è quello che dico io, ma che vi serve una casa? Perché? Non ci può servire una casa? Come no, certo. E allora? Oh, è che sei nervosa. No. Ah. Cioè, io voglio intendere, se voi state sempre in giro, sempre fuori, non state mai a casa, a che vi serve sta casa? E vabbè, questo è vero. Vabbè, io c'ero. Comunque da un'altra parte capisco, perché lui è un tipo che inspiegabilmente poi, quello non lo capisco veramente, però è uno che riesce a incantare, capito, a influenzare. Allora lui ha deciso la casa, allora prendete la casa. Vale. Non ha deciso lui, abbiamo deciso insieme. Ah, avete deciso insieme di comprare? Come mai che avete problemi? Problemi? No, perché? Ah, se uno sta bene insieme non capisco perché deve andare a prendere... Uno va, dice viviamo insieme quando vuol dire che le cose non vanno, infatti poi quando peggiora dice perché non ci sposiamo, se proprio cominciate che non ce la fate più, ci facciamo un figlio così, quando alla fine vi odiate ma siete vecchi, che ci lasciamo adesso che siamo vecchi. La filosofia meravigliosa campana napoletana di Massimo Troisi, film del 1991. Pensavo fosse amore e invece era un calesse. I temi sono attuali. L'amore timido di Troisi svela una generazione che ancora oggi vive di precariato, vive di incertezze e di insicurezze. Ci piaceva omaggiare il nostro ospite, che è di quella terra, anche se è barese, poi ci racconterà magari meglio, ma io la storia la so. Diamo il benvenuto a Antonello Velardi, caporedattore centrale del Mattino di Napoli. Benvenuto Antonello! Grazie, buonasera a tutti, grazie al Vito, grazie, e come dire, grazie anche dell'omaggio. L'omaggio è un film meraviglioso, noi magari che siamo di quelle parti lo amiamo ancora di più, ma è un film assolutamente attuale, ricordiamolo, è del 91, nel 92 vince il Davide di Donatello, ma la filosofia campana è la filosofia forse più bella. Questo ragazzo che è innamorato di una donna che sta per sposare un altro uomo, lui non ha un lavoro molto, insomma, agiato, molto sereno, e quindi vive le incertezze dei ragazzi di oggi. Dopo circa 20 anni siamo sempre allo stesso punto, manca il lavoro e soprattutto inizia anche a mancare quel senso della casa inteso come maturazione, come emancipazione. O sbaglio, Antonello? No, assolutamente sì, la situazione purtroppo non è cambiata, anzi io penso che sia peggiorata, ma non lo penso soltanto io, ci sono indicatori chiari che arrivano. C'è qualche dato proprio di queste ore, non so se tu hai avuto modo di leggerlo, che ci fa riflettere. Secondo questi ultimi dati, quest'ultima ricerca, un italiano su tre non riesce ad arrivare a fine mese e due italiani su tre sono preoccupati, sono depressi, sono appunto preoccupati per il loro futuro, per quello che li aspetta, per l'incertezza di questo futuro. E sempre nell'ambito di questi dati c'è anche l'altro dato, che gli stessi consumi alimentari sono consumi alimentari come dire, tornati al periodo post guerra, si consuma molto più pasta rispetto a prima. E sono dati questi, come tutti i dati statistici, insomma, possono essere imparziali, possono essere non precisi, ma mi sento, come dire, con l'esperienza di ogni giorno, mi sento di condividere questi dati, sono percentuali abbastanza vicine alla verità. Antonello, Nord-Sud. Nord-Sud può essere il sottotitolo della parola Italia, può essere praticamente
quel sinonimo che ancora oggi noi viviamo sulla nostra pelle tra benessere economico e malessere economico. Però sembrano ribaltati questi valori e questi rapporti. Fino a 20 anni fa, anzi forse anche 30, dagli anni 80 in poi, l'Italia del Nord era la vera locomotiva di questo paese. In questo momento la mentalità meridionale, la mentalità del risparmio, la mentalità di chi ha costruito nel dopoguerra un paese ripartendo dalla terra, ripartendo dall'artigianato, e qui veniamo a noi meridione, sembra aver conservato delle residue sacche di ricchezza addirittura superiori rispetto a quelle del Nord. Possiamo dunque dire che anche i rapporti di forza fra le due più grandi aree geografiche di questo paese, che si estende, come tu sai, anche socialmente a macchia di leopardo, oggi la facciano veramente da padrone? No, dunque, sicuramente c'è ancora una situazione nord-sud, cioè sicuramente c'è questa dicotomia. Mi sento dire da questo punto di vista che una certa precarietà, parlo qui da Napoli, come dire, la questione è ben più evidente, una certa precarietà, è una precarietà che durante questa crisi è una precarietà che in qualche modo ha aiutato, cioè in qualche modo è come se i napoletani, la gente del sud, fosse più abituata a vivere la crisi. Ricordiamo anche, scusa Antonello, ma siamo sempre in tema cinematografico, ricordiamo Totò diceva, un grande attore, un attore che deve saper mostrare la fame che ha avuto. Assolutamente, e da questo punto di vista due cose: una, questa faccenda qui, per cui penso che c'è una maggiore promozione, e quindi da questo punto di vista è come se si vedesse di meno la crisi qui al sud. Dall'altra parte devo dire che alcune aree, ma in questo vedo la Puglia molto più avanti rispetto alla Campania, quindi vedo la vostra terra molto più avanti, c'è questa capacità appunto di essere formiche, e questa capacità anche in qualche modo di evolversi, e questa innovazione, questi margini di cambiamento, che sono dei margini di cambiamento e di miglioramento che ormai è come se il Nord avesse già percorso ed esaurito. Ricordiamo inoltre un'altra massima meravigliosa teatrale, là da passà la nuttata, ecco, noi siamo più abituati a superare dei momenti di crisi. A proposito di momenti, ormai da qualche anno siamo entrati nell'euro, ci sono numerosissimi filosofi, chiamiamoli così, più che economisti, perché abbiamo capito che i migliori economisti sono quelli che sbagliano di meno, non quelli che ci prendono di più. Sostengono che uno dei problemi fondamentali sia stato il passaggio e l'entrata nella moneta unica, della moneta unica appunto europea. C'è chi parla di euro che debba avere una doppia velocità, c'è chi addirittura parla di ritorno alla lira. Ecco, i passi indietro, si dice sempre, sono un po' delle minestre riscaldate, sono un salto nel vuoto. C'è forse una nostalgia che prevale sulla reale bontà di una scelta simile. Si parla anche di referendum, ecco, come la vedi tu? Bisogna continuare, qual è lo spirito che ci deve accompagnare? Giornalisticamente è nata già una battaglia su questo. Sì, ma io adesso non voglio fare l'economista tanto a chilo, e quindi, come dire, andarmi ad infilare in delle considerazioni che possono poi rivelarsi approssimative, e con tutto quello che è successo, tu lo dici, gli economisti che l'hanno indovinato sono veramente pochi. Io non voglio essere economista nel tacchino, però dico questo sul piano più complessivo, che il mondo va visto in una visione più globale. Noi siamo parte di una struttura, di un sistema molto più ampio che è l'Europa, non possiamo essere cosa a parte rispetto all'Europa, e quindi dobbiamo soffrire e gioire per tutte le cose che questo sistema ci comporta. L'Europa, quindi l'euro, deve essere per noi uno stimolo maggiore. Noi dobbiamo evitare di continuare ad essere il paese che si fa scrivere i compiti a casa da altri paesi, nel caso specifico la Germania. C'è sicuramente un problema di riequilibrio di potere, e quindi di riequilibrio più complessivo dei rapporti all'interno del sistema economico europeo, ma tornare indietro, ripensare alla lira, ad un'Italia senza Europa, ad un'Italia senza euro, penso che sia solamente un salto nel buio, ma penso che questo ormai sia un dato completamente acquisito. Se poi sono stati fatti gli errori
come dire, sono stati utilizzati dei parametri che sono stati per noi penalizzanti nella fase iniziale di ingresso del sistema euro, quello è un altro paio di maniche che lì qualche ragione ci può essere, ma tornare indietro per me è un salto nel buio. Parliamo anche di una società sempre più efficiente. Il concetto di efficienza però non si sposa con il concetto di benessere sociale. Si parla spesso di tagli, anche nel nostro lavoro, nel giornalismo stesso, insomma, Antonello, la parola taglio va ad incidere sulla dignità anche talvolta delle persone, cioè, mi spiego ancor meglio, possiamo creare una società migliore tagliando, ovvero eliminando delle fasce e degli strati sociali che devono lavorare per vivere? Possiamo sostituire ai giornali, a chi si occupa nella tua redazione a Napoli, a chi si occupa dei titoli, a chi fa gli editoriali, al direttore di un giornale? Possiamo sostituire tutto questo con Twitter, con Facebook, con i social network? Stiamo un pochino impazzendo, stiamo cercando un risparmio su cose dove risparmiare non si può. Per grazia di Dio devo dire che questo è un dato acquisito, perché nonostante, come dire, i tentativi riusciti, mal riusciti, perché con dei presupposti mal intesi, nonostante i tentativi di tagliare, alla fine si è capito che il taglio eccessivo non porta una qualità del servizio reso, assolutamente. Anzi la peggiora. Sì, il problema però è un problema più complessivo su che cosa deve essere l'economia, quali sono le scelte dell'economia e che valore politico devono avere le scelte dell'economia. Quindi il vecchio rapporto tra politica ed economia. Certamente le scelte politiche economiche non possono essere delle scelte di carattere meramente ed esclusivamente finanziario, quindi del profitto in quanto tale, ma devono avere anche una prospettiva che sia una prospettiva più complessiva sociale, perché avere una società di allargamento dell'ingiustizia e quindi praticamente della concentrazione del potere finanziario soltanto in strati limitati e tenere da parte interi segmenti societari non aiuta la società a crescere, soprattutto è un meccanismo che si ritorce contro. Assolutamente, su questo non c'è dubbio, ma credo che su questo, insomma, come dite, questo sia un dato abbastanza acquisito. Anche se siamo anche vicini alle battaglie di molti colleghi di altri giornali, naturalmente non parliamo del Mattino, avrai letto anche tu, insomma, ci sono numerosi anche tagli da parte di precari altrove, soprattutto in giornali del nord. In conclusione, secondo te, con la tua esperienza, Antonello, siamo un paese da referendum? Spesso e volentieri quando c'è un problema si dice andiamo al voto, ma secondo te abbiamo la maturità per poter... No, ma andare al voto è il segno di immaturità, no, perché non si ha la soluzione, per cui praticamente andiamo al voto, andiamo al referendum, cioè non si ha la forza e la voglia di affrontare la cosa, è come giocare a calcio, perché fare la partita, si prende la palla e la si butta sugli spalti e si interrompe sempre la partita. È più facile così, ma la partita non si gioca così, assolutamente. Il referendum buttiamo la palla sugli spalti, ma non concludiamo niente così, assolutamente. Prendiamo spunto da uno striscione che ha mandato la regia, una foto molto eloquente, un gruppo di manifestanti con la scritta "Di tagli non si muoia", che è la cosa più importante. Grazie ancora ad Antonello Velardi, grazie per essere stato con noi qui nella tua vera patria, Bari. Grazie a Luisa, grazie. Un caro saluto e complimenti. Grazie, complimenti per tutto. Detto da te vale due volte. Grazie Antonello, grazie veramente. Grazie. Proseguiamo nel nostro viaggio e torniamo alla musica.